Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Siamo con San Beach Comics, con Martina Masaia. A questo punto parliamo di fumetti. Quando nasce l'idea di fare il fumetto, soprattutto come poi sei cresciuta? Allora, io è tutta la vita che voglio fare i fumetti, quindi la prima volta che ci ho pensato è stato alle elementari e quindi ho lavorato tutta la vita per arrivare ad avere delle pubblicazioni. E ho iniziato ormai 10 anni fa, ho avuto la mia prima pubblicazione, prima facevo le autoproduzioni e adesso ho i miei volumi da autrice completa. E abbiamo visto che sono personaggi eroi o fantastici o anti-eroi, perché vediamo che ci sono tante rappresentazioni femminili ma in tante vesti. Allora, qui in realtà i protagonisti sono quasi tutti maschili, e quindi c'è un po' per tutti, però effettivamente è un fumetto per ragazze. E in questi due in particolare le protagoniste parlano un po' di me, sono un po' dei miei alter ego. Sono molto introspettivi e racconto in un certo senso degli aspetti della mia vita, mentre in questo caso la protagonista è Afrodite, della dea dell'amore, che parla dell'amore in tutte le sue forme, è l'agape, è appunto l'amore assoluto, no? Quindi l'amore passionale, il tradimento, l'amore filiale, l'amore fraterno. Vediamo un pochettino il tipo del disegno, che comunque vada passa da uno schema un po' più bonelliano a una tipo giapponese, dove gli schemi saltano ma nella stessa pagina c'è una sensazione di caos ordinato. Sì, allora, io ho iniziato a disegnare manga e ho continuato questa passione, però poi col tempo mi sono anche appassionata ad altri tipi di fumetti. Il mio stile è un po' un mix, come hai notato, tra quello giapponese, quello italiano, quello americano, quello manga, quello cartoon, Disney, insomma c'è un po' di tutto quello che mi piace. Esatto, ho cercato di mettere tutto quello che mi piace, l'impaginazione è molto manga, però Anedonia per esempio è molto particolare come tipo di impaginazione, perché io l'avevo pensato per un libro illustrato, quindi per esempio non ha le griglie. E appunto vediamo poi in colori da passi passa, un colore molto forte dove il nero in alcuni frangenti risalta, ma soprattutto anche in alcune frasi dove il disegno ha un colore molto delicato dove poi il personaggio si risalta. Sì, io faccio un grande studio sui colori, faccio anche la colorista tra le altre cose, quindi cerco di valorizzare tanto i miei fumetti con il colore. Io ti posso fare l'esempio di Giacinto, dove i colori cambiano a seconda dei protagonisti della scena. Per esempio Giacinto tutti i colori sono sul rosso, quando invece il protagonista della scena è Zefiro i colori diventano freddi e così via. Quindi sì, c'è un grande studio sulla colorazione. E a questo punto, per concludere, un consiglio che daresti a un ragazzo che si avvicina, soprattutto anche in base alle tue opere, che consiglio daresti? Allora, un ragazzo che vuole fare il fumettista, io gli direi piedi per terra, perché è un settore veramente complicato con cui è difficile vivere a livello proprio monetario. Quindi di iniziare con tanta passione senza aspettarsi di riuscire ad arrivare subito, di fare tanta gavetta, comunque non di abbandonare i propri sogni, ma cercare comunque di accettare il fatto che è un percorso veramente, veramente difficile, che ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza, tanta passione, tanta forza anche delle volte. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.